Ciao internet, fake news e Facebook. Un argomento complesso su cui ci si discute tantissimo. Una delle cose che abbiamo scoperto a fine anno è che il sistema che Facebook aveva inventato, cioè il fatto di contraddistinguere le notizie sospettate di essere fake news con una descrizione che diceva attenzione, guarda che is disputed, questo... La veridicità di quello che stai leggendo è messa in discussione, sembra non abbia funzionato. Lo avevo detto in tempi non sospetti che probabilmente non avrebbe funzionato. Perché? Perché se sei all'interno di una bolla, se sei all'interno di un tuo bias, se praticamente tu sei convinto di qualcosa legato a una fake news, il fatto che qualcuno ti dica non è vero non fa nient'altro probabilmente che esacerbare il fatto di dire ah no, ecco, i poteri forti vogliono nascondere questa cosa. Anzi, il marchio del fatto che una notizia è controversa rischia paradossalmente di dare ancora più risalto, perché a questo punto, se è controversa ma è vicina alla mia opinione, io so già che il fatto stesso che Facebook, poteri forti, la metta come controversa, fa in modo che per me debba essere ancora più importante e ancora più condivisa. La soluzione, secondo me, non è ancora la soluzione corretta, sfortunatamente. Perché? Perché la soluzione che è stata proposta è quella di mettere come suggerimenti al di sotto di quel post tutta una serie di invece informazioni corrette, scientificamente dimostrate e legate a principalmente una serie di fonti accreditate. Perché penso che non vada bene? Perché se da un punto di vista logico può funzionare benissimo il fatto di dare l'informazione corretta per togliere quelle che sono le superstizioni legate ad alcune fake news, dall'altra parte secondo me otterrà, perché era già stata implementata, esattamente lo stesso effetto che ha ottenuto la prima soluzione. Che io metta quella notizia come fasulla o che metta una notizia contraria dicendo questa è la verità, se mi sono polarizzato rispetto a una particolare idea, non vedrò le altre come caspita, mi ero fatto un'idea sbagliata, adesso mi farò l'idea corretta, ma a tutti gli effetti la vedrò come ancora una volta i poteri forti rettiliani, il Bilderberg, che tenta di lanciarmi la loro idea ignorandola. Quali possono essere le soluzioni? Sfortunatamente io non ho la visione popolare di questo fenomeno, perché la mia visione, come forse sapete se mi seguite, è il fatto che ad alcuni tipi di informazioni non debba essere concessa la propagazione. Non dico, per la carità del cielo, non dico che non sia possibile per le persone dire la loro opinione nei limiti di legge finché questa non esprime la volontà di violenza o di supremazia su un'altra gruppo, etnia o comunque essere umano. Sfortunatamente quello che secondo me, e che non è popolare, però secondo me è l'unica soluzione legata al impedire in maniera seria, del provare ad impedire in maniera seria la diffusione di fake news, è quello di inibire la funzione di condivisione per tutti quei contenuti che sono palesemente stati etichettati come fake news. In che modo? Beh, in due modi. Uno, due, perché sennò non si vede nella telecamera se lo faccio sotto. Primo modo: nel togliere il pulsantino condividi da quel tipo di informazione. La posso vedere, ne posso usufruire, ma non posso in maniera semplice, veloce ed immediata ricondividerla a tutta la mia rete sociale. In questo modo bloccando l'effetto, bloccandolo no, perché posso sempre copiare il contenuto e incollarlo sulla mia bacheca, ma dando friction, come si suol dire, cioè rendendo un po' più complessa la possibilità di farlo in un secondo. Dando friction, tutti gli indivanados, cioè tutti quegli indivanati da tastiera, non probabilmente arriveranno a cliccare, andare sulla fonte, copiare il link e rincollarlo nella loro bacheca, ma eviteranno semplicemente questa cosa. Secondo me è un'opzione estremamente più utile per bloccare almeno la viralizzazione di determinati tipi di contenuto. La seconda cosa è diminuire forzosamente la visibilità di questo tipo di informazioni. Altro punto di vista controverso, ovviamente, perché manipolare l'informazione me ne rendo conto, ma quando un contenuto viene etichettato a questo punto evidentemente come fake news, l'unico modo per impedirne probabilmente la viralizzazione di nuovo è il fatto di adulterarne la visibilità organica, fare in modo cioè che questo contenuto non venga visto da tutta la audience possibile, ma da un limitato numero di persone, che sia meno visibile di tanti altri contenuti. Ovvio, il problema si sposta a monte. Che cosa è
fake news e chi decide che cosa è fake news. Quis custodiet ipsos custodes? Chi custodirà coloro che custodiscono? Chi custodirà i custodi? Chi controllerà i controllori? E ancora di più, siamo convinti che sia nei poteri di Facebook limitare la visibilità di alcuni contenuti e preferirne alcuni ad altri. Ma è un problema totalmente differente. Il primo della mia discussione, il primo problema invece, è come secondo me, diciamo, è l'unico modo secondo me in cui poter influire in maniera pratica sul fenomeno della diffusione delle news. E voi cosa ne pensate? Mi raccontate qui sotto i vostri commenti. Come al solito lo show è condivisione, senza i vostri commenti manca di una parte importante. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia 3 giorni alla settimana, lunedì, il mercoledì e il venerdì, con un video che vi parla di come internet spesso ci cambia. Mi raccomando, iscrivetevi alla pagina Facebook o al canale YouTube. Se siete su YouTube schiacciate la campanellina, così avete diciamo le notifiche di quando ci sarà un nuovo video. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.